siamo in compagnia di Fabio Scacciavillani, economista e asset manager. Buon pomeriggio, bentornato Fabio. Buon pomeriggio a voi della redazione e a chi ci sta ascoltando, grazie per l'invito. Fabio, tempi si può dire terribili del nostro incontro in diretta, anche perché l'ultima volta che ci siamo sentiti credo non era ancora scoppiata la guerra in Ucraina. Ora che è scoppiata la guerra in Ucraina è da un mese, oggi anzi il primo giorno del secondo mese, però tante cose sono cambiate, anche se vogliamo dire sotto punto di vista, non lo so, stime macroeconomiche, stime legate all'inflazione, impatto sui mercati. Partiamo ovviamente da un tuo commento, dopo diciamo i summit, dopo il G7, dopo il Consiglio europeo, come vedi lo svolgimento da ora in avanti di questo conflitto, visto che comunque l'Occidente cerca in ogni modo di manifestare il proprio sostegno all'Ucraina, anche se l'Europa ancora non può colpire il comparto energetico della Russia e la no-fly zone rimane un no secco? Ma allora, il conflitto secondo me sta andando dal punto di vista occidentale per il meglio. Le truppe russe sono state bloccate nell'offensiva e si cominciano a segnalare delle controoffensive su teatri importanti come quelli attorno a Kiev. Poi arriveranno le armi occidentali promesse e in via di fornitura alle forze armate ucraine, quindi il trend favorisce i difensori e va contro gli invasori, come stiamo un po' osservando da almeno una settimana. Chiaramente queste non sono battaglie decisive e la guerra si gioca soprattutto sul fronte economico, che è quello delle sanzioni, come hai giustamente sottolineato tu. E a parte le sanzioni finanziarie, le sanzioni imposte sulla banca centrale che stanno colpendo gangli vitali dell'economia russa, la vera arma nucleare nel senso figurato, non voglio dare adito a interpretazioni sbagliate, sul piano finanziario sarebbe la chiusura delle importazioni di gas dalla Russia. Allora, su questo ovviamente progressi in tempi brevi non se ne possono fare. L'accordo di massima firmato a Bruxelles tra gli Stati Uniti e l'Europa prevede una fornitura di 15 miliardi di metri cubi, che grosso modo equivale a un decimo delle importazioni dalla Russia. Quindi una quantità significativa, ma non risolutiva. Per di più, le forniture dall'America verranno fatte via nave. Questo impone un processo lungo e costoso di liquefazione, trasporto, rigassificazione, immissione nei gasdotti. Quindi non sarà un gas fornito a prezzi convenienti, vale a dire i prezzi che prevalevano prima che la Russia insomma mostrasse questo atteggiamento aggressivo verso l'Ucraina e poi decidesse di invadere. È una fornitura, chiamiamola così, di emergenza. Il vero nodo è ripensare tutta la politica energetica del vecchio continente, ma questo richiede tempo. Richiederà almeno un paio d'anni, forse anche tre o quattro. Fabio, volevo chiederti, so che hai anche amici che diciamo hanno delle informazioni per quanto concerne la Cina, volevo semplicemente capire quanto è importante il ruolo della Cina, che per il momento rimane dalla parte della Russia. Più volte l'ha detto anche Draghi, il Premier, poi l'ha detto anche lo stesso Biden, e Janet Yellen ieri ha detto che sanzionare Cina per il momento non è una buona idea, perché anche questa era un'ipotesi.
in quanto su, secondo indiscrezioni della stampa americana, la Cina sta aiutando con diversi materiali, diciamo, la Russia, che sembra sia in difficoltà sul campo di battaglia in Ucraina vicino a Kiev. Quindi volevo semplicemente capire, è chiara la posizione della Russia, della Cina, scusate, rischia un po' troppo mettersi contro l'Occidente e sostenere la Russia, vale la pena? Ma allora, le mie informazioni non è che vengano da fonti particolarmente segrete, insomma, io ho questo canale YouTube con Alberto Forchielli, in effetti, che si chiama Inglorious Globastard, e quindi, insomma, è lui un po' la mia fonte, poi ho anche altre fonti personali. Il ruolo della Cina è quello del pesce in barile, chiaramente non è particolarmente felice della piega che hanno preso gli eventi, cerca di tenere il piede in due scarpe, quindi di non inimicarsi troppo l'Occidente, non superare quelle linee rosse che potrebbero innescare una reazione tipo le sanzioni, che vengono ventilate dall'Occidente, da Biden, in funzione di avvertimento. Cerca di mantenere un po' i canali aperti con la Russia, dalla quale in prospettiva dipenderà per l'approvvigionamento energetico, quindi per il gas che dovrà alimentare, soprattutto in vista di una riconversione verde della sua economia, dovrà alimentare le nuove centrali e magari anche la riconversione di quelle vecchie. Quanto riesca a tenere questa posizione ambigua non è chiara, però è ovvio che il ricompattamento del fronte occidentale, e per fronte occidentale ovviamente mi riferisco anche al Giappone e all'Australia, che geograficamente non sono parte dell'Occidente, ma culturalmente ed economicamente lo sono, non è una questo ricompattamento non è un aspetto che alla Cina faccia piacere. Tra l'altro, ricordiamo un po' quali sono le dimensioni dell'economia tra i due blocchi. Il blocco occidentale arriva facilmente a 2/3 dell'economia mondiale. Il fronte, chiamiamolo così, dei regimi autocratici, con Cina e Russia in testa, raggiunge a malapena il 20%. Quindi noi occidentali possiamo, con sacrifici, con difficoltà, con passaggi complicati, fare a meno di Cina e Russia. Cina e Russia non possono fare a meno dell'Occidente, e quindi questa forza, il peso della realtà, si farà sentire. Magari non in una settimana, magari non in un mese, ma nel medio termine l'Occidente, avendo riconquistato consapevolezza della propria forza, eserciterà questa forza in maniera che è diametralmente opposta a ciò che è avvenuto nei passati 30 anni. L'Occidente aveva questo complesso di Pigmalione, no? Che dando la possibilità a regimi autocratici, a paesi emergenti, di assaporare il gusto delle libertà occidentali, della tecnologia occidentale, queste società diventassero in qualche modo molto più simili all'America, alla Germania, alla Francia, all'Italia o magari alla Svezia. Questo non è avvenuto, questa illusione è stata strappata in modo brutale, e quindi ci sarà un completo rivolgimento dell'atteggiamento, sia diplomatico, sia politico, sia economico, e in un certo senso questo per l'Italia
costituisce un'enorme occasione, perché l'Italia oggi potrebbe vedere, potrebbe ottenere dei giganteschi benefici dal riavvicinamento, dal ricompattamento delle catene del valore e dalla rilocalizzazione di attività industriali più vicino ai centri, diciamo così, di sviluppo, ai centri economici occidentali. Ecco, questo punto era importante, a prescindere da chi sia il premier, immagino, specie per quanto concerne l'Italia. Volevo, ecco, affrontare anche il lato economico, e c'è soprattutto l'impatto sull'inflazione, sulla crescita economica. A tuo avviso, tu lo stavi dicendo già da tempo fa, anche sulle fonti e non soltanto ormai sui tuoi canali social, che le banche centrali sono abbondantemente behind the curve, cioè dietro la curva, sono in netto ritardo, perché era ovvio che con una politica estremamente espansiva sia in Europa, ma in particolar modo negli Stati Uniti, in concomitanza con una politica monetaria molto accomodante, questa inflazione sarebbe arrivata. Ovvio che poi ci sono stati anche questi fattori che nessuno poteva prevedere, cioè la guerra, magari anche la catena di approvvigionamento, i problemi con la supply chain. Però cosa possono fare a questo punto per calmierare l'inflazione? Basta alzare i tassi o meno? Perché l'Inghilterra l'ha fatto, eppure 6,2% di inflazione, c'è nuovo record solo due giorni fa, scusate, su base annuale ovviamente, per carità. Ma è questo il dramma di non agire per tempo, perché poi sei costretta ad agire nel momento peggiore. Se la normalizzazione delle politiche monetarie fosse avvenuta 3 anni fa, fosse almeno cominciata 3 anni fa, adesso non ci troveremmo in una situazione in cui per fronteggiare l'inflazione bisogna mettere in atto politiche monetarie restrittive nel momento peggiore, in cui già l'economia è colpita dagli effetti della pandemia e viene ulteriormente danneggiata dagli effetti della guerra. Ora, è ovvio che gli effetti di questi shock sui prezzi non potranno essere efficacemente contrastati da aumenti di 25 punti base o anche di 100 punti base da parte delle banche centrali. Qui stiamo entrando in una fase di riconversione massiccia sia del settore energetico, sia della, diciamo, nel campo della transizione ecologica, sia poi della tecnologia e della logistica, delle catene del valore. Quindi le banche centrali hanno a disposizione uno strumento. Allora, una delle regole valide per tutte le epoche è di utilizzare uno strumento per un obiettivo. Oggi alle banche centrali si chiede contrastare l'inflazione, far ripartire l'economia, favorire la transizione ecologica, salvare le balene, risolvere i problemi della pace nel mondo, eccetera, eccetera. Quindi questo deriva ovviamente da una incapacità dei governi di assumersi le loro responsabilità negli ambiti che sono di loro pertinenza, e l'assegnazione di responsabilità improprie alle autorità monetarie. Allora, per riassumere ciò che ho detto, le banche centrali cominceranno a invertire la tendenza delle politiche monetarie espansive, non è il momento ideale per farlo. Gli effetti di tutto questo rivolgimento, di questa inversione delle politiche monetarie, si avrà fra un paio d'anni. Nel frattempo dovremmo stringere i denti e concentrarci piuttosto sull'economia reale, sui
sugli impegni, sugli sforzi di riconversione, e le banche centrali potranno riprendere il loro ruolo canonico quando questa fase si sarà, non dico completata, ma sarà avviata in modo duraturo. Quindi per il momento non aspettiamoci miracoli, non aspettiamoci che l'inflazione possa essere debellata nel giro di qualche mese. Bisogna stringere i denti, ed è quello che insomma consiglierei a tutti, quello di focalizzarsi sull'approntamento delle misure di emergenza, perché dureranno per almeno qualche mese e probabilmente anche un annetto e più. Misure di emergenza, scusami, in che senso? Ah, nel senso di ognuno nel proprio campo, vale a dire le banche dovranno essere in grado di far fronte all'aumento dei prestiti incagliati o non performing, le imprese dovranno approntare dei piani per i costi dell'energia, che saranno sicuramente molto onerosi per un bel po' di tempo. Chi ha a che fare con materie prime il cui costo, il cui prezzo è aumentato, deve far fronte a questo aumento con miglioramenti nella produttività, nella catena del valore, e quindi ognuno, diciamo così, ha di fronte i propri compiti per quello che riguarda l'attraversamento del deserto che ci aspetta, e poi l'impegno per approntare le difese e per approntare i mezzi che consentiranno di procedere nell'economia del dopoguerra e probabilmente del dopo shock energetico. Ecco, visto che hai specificato, volevo semplicemente chiedere quali sono, diciamo, i rischi principali per l'economia d'ora in avanti, anche per i mercati, se vogliamo, Fabio, perché abbiamo notato, ovvio, nel 2021 una discrepanza tra l'andamento dei mercati e dell'economia, però di solito diciamo che i mercati sono molto sensibili anche a ciò che accade in termini di, dal punto di vista macroeconomico. Quindi quali sono i rischi principali? Immagino, da una parte, la guerra in Ucraina, che per ora è con esito, che non si sa che esito avrà, quanto tempo continuerà, e immagino l'inflazione, o come sarebbe, diciamo, la tua valutazione? Ma sui mercati, ovviamente i mercati azionari sono quelli in prima linea, perché la normalizzazione delle politiche monetarie fa sì che l'impatto si senta su tutta la curva. Tu nell'introduzione hai sottolineato come i rendimenti siano ai massimi, e questo processo non potrà che continuare. L'inversione della curva, o la quasi inversione della curva, in America segnala aspettative di recessione, quindi questo non è un buon viatico per i mercati. Ma quello che io ritengo essere il rischio maggiore è proprio il riassorbimento della bolla alimentata dalle politiche iper accomodanti delle banche centrali, e abbiamo visto che anche prima della guerra i listini, soprattutto nel settore tecnologico e nei comparti più indebitati, insomma, hanno sofferto le pene dell'inferno. Ora, come si andrà avanti nel prossimo futuro, difficile dirlo, come al solito, perché l'incertezza fa sì che gli intervalli di confidenza delle stime siano piuttosto ampi. Però, ecco, tutti i fondamentali puntano ad un mercato azionario
non particolarmente brillante, se vogliamo usare un eufemismo, e sui mercati dei titoli a reddito fisso è ovvio che l'impatto dell'aumento dei tassi non potrà essere assorbito in modo poco traumatico. Molto importante, e quindi niente di positivo sul fronte mercati secondo Fabio Scacciavillani. Grazie mille per essere stato con noi, buon lavoro, buon weekend, alla prossima. Grazie a voi, buon weekend a chi ci ha ascoltato e un bocca al lupo a tutti voi della redazione.